questa è una guerra molto occidentale, quindi ce la sentiamo veramente molto vicina. Chiaramente noi speravamo di uscire dopo 2 anni di grandi sforzi proprio per tutto il settore turistico verso, diciamo, una situazione di normalizzazione. C'era veramente una grande esigenza di normalizzazione e anche determinati numeri davano la sensazione di avere comunque in mano una stagione abbastanza interessante, a partire anche già da maggio. Quindi se tu metti già maggio, quest'anno fa già la differenza rispetto all'anno scorso. Dato di fatto è che comunque da quando più o meno è cominciata la guerra in Ucraina c'è stato un arresto della domanda, quindi c'è un attimo di tensione, c'è una situazione in cui si respira un po' di angoscia da questo punto di vista, quindi l'incertezza c'è, ciò non toglie che comunque siamo fiduciosi di poter comunque consolidare un risultato migliore dell'anno scorso. Speriamo che comunque le cose non precipitino, sappiamo tutti che previsioni da qui a 3 mesi, 6 mesi non le possiamo fare, ma già non le potevamo fare quest'inverno. Io ricordo con i tanti direttivi fatti, diciamo, in associazione, anche cercando, diciamo, di valutare delle visioni a lungo termine, rischiavamo comunque di sentire solo dei cialtroni, perché al momento nessuno può dirci quello che succede da qui a 3 mesi. Quel segmento di turismo russo che si era aperto negli anni, e c'era proprio una parte di tour operator che avevano aperto questa strada, adesso immagino che stiano un attimo in panne perché non si capisce bene dove si andrà e se si andrà avanti. Ma loro stanno soffrendo già da 2 anni, cioè se, per esempio, diamo subito un riferimento su Italia Travel con Saverio, che aveva fatto comunque del nocciolo duro del suo, diciamo. E c'era anche da dire che, a differenza, diciamo, degli anni precedenti, si cominciava a vedere anche un turismo russo, diciamo, di media borghesia. Quindi magari, ecco, erano gli amministrativi del settore russo che incominciavano comunque ad affacciarsi, non era per forza quel segmento extra lusso al quale, diciamo, siamo sempre abituati a pensare.